Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, qui dal territorio di Amsterdam, qui siamo in compagnia della mia dolce metà, impegnato in una videochiamata con la family. Adesso siamo a Piazza Dam ad Amsterdam, stiamo approfittando di questa, diciamo, bella serata. Però ragazzi, dai 40 gradi di Bari ai, diciamo, 17-18 di Amsterdam, devo dire che è una goduria. Comunque, questa è Piazza Dam, una delle piazze più belle d'Europa, grandi, dove ci sono ben due centri commerciali, di cui uno è quello che è iniziato come una storia di grandi magazzini, ma poi è diventato un centro commerciale enorme, per dir poco. Un altro è Magna Plaza, che è qua dietro. E vabbè, quella è una chiesa dove fanno molte escursioni, poi andremo anche a visitare. E diciamo, dopo aver fatto un pranzo tipico con la mia dolce metà, proprio con alimentazione proprio di Amsterdam, un bel McDonald's, diciamo che possiamo iniziare questa bella vacanza. Quindi sarà una settimana abbastanza movimentata. Domani sveglia presto, quindi ci aspetta il circuito di Assen come sorpresa. Quindi bensì, ho noleggiato la macchina, andremo ad Assen e gireremo. Però vi lascio indovinare se gireremo con auto o moto, quindi avrete da scommettere e da divertirvi. Beh, a presto ragazzi. It's different much, and I deserve to find some self-comfort. So find a way to buongiorno ragazzi, dalla bella Amsterdam. Stamattina si prevede una mattinata un po' movimentata, quindi il tempo sempre un po' piovigginoso. Siamo all'agenzia Sixt per noleggiare l'auto per andare al circuito di Assen, quindi oggi si prevede spettacolo. Come andremo? Avevo preventivato un Audi Q2, ma ci accontenteremo della Volvo X60. Saliamo a bordo, va? Echoes the same, echoes the same.
Buongiorno, un'altra bella giornata ad Amsterdam. Che un'altra bella giornata ad Amsterdam. Oggi abbiamo beccato una bellissima giornata di pioggia, il che è un bellissimo momento per farci una bella crociera sul canale. Siamo stati sfortunati, vero, perché volevamo fare la crociera per sfondarci di pancake, ma il sistema ha deciso di andare in overbooking e creare tanti bei problemi, e quindi non abbiamo potuto creare niente. Quindi un'altra giornata nel centro di Amsterdam. Ieri siamo andati a vedere i musei, la piazza dei musei in generale, il museo di Van Gogh strapieno, quindi non ci ha permesso di andare a vedere perché le prenotazioni causa Covid sono state un tutto esaurito. E oggi ci aspetta anche la casa di Anna Frank, e per vedere tutto quello che le ha passato, il diario e tutto quanto. Quindi fortunatamente speriamo che il tempo regga e ci godiamo un'altra bella giornata ad Amsterdam prima del rientro.